noi abbiamo focalizzato nell'ambito della nostra filiera dei grani che produciamo come campi protetti, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'analisi della emissione della CO2 nelle fasi produttive, perché abbiamo visto che la componente agricola in tutta la filiera è quella che ha la maggiore responsabilità, che non è una colpa, però effettivamente è un dato di fatto. Con i nostri partner delle piattaforme digitali che utilizziamo, quali ad esempio appunto quella di X-Farm, cerchiamo di fare un'attività di formazione mirata all'ottenimento di risultati appunto in campo di tipo ambientale. In periodi invernali facciamo uno o due incontri proprio di training, puntando prevalentemente sul discorso dell'agricoltura e dell'introduzione del digitale in agricoltura. Le aziende agricole introducono tutti i dati produttivi, dalla lavorazione ai trattamenti, concimazioni, pesa e tutte le lavorazioni fino alla raccolta. Quindi tutti i dati sono in questo portale, dove ci viene illustrato l'origine. Correndo possiamo vedere di che coltura si tratta, in questo caso frumento, delle varietà, quindi possiamo dire il grano prodotto è composto, quanti ettari di ogni singola varietà, e qui c'è un grafico che le riporta, quindi inserito le varietà al momento della semina. Riusciamo a vedere le attività svolte durante tutto il periodo di coltivazione, e l'origine 100% Emilia Romagna, cioè abbiamo anche un supporto ad un eventuale percorso di certificazione che ci dice che effettivamente questi campi nelle mappe sono all'interno della regione Emilia Romagna. Poi c'è l'aspetto logistico, che nell'ambito della sostenibilità dell'impatto delle CO2 è importante, perché riusciamo a calcolare anche i percorsi medi per il raggiungimento del mulino delle varie aziende agricole, che va anche questo a determinare degli impatti in termini di emissioni di CO2. Poi l'altra parte importante è appunto quello della sostenibilità dell'impronta carbonica. In questo caso riusciamo a vedere le nostre 22 aziende, con i nostri 840 ettari, gli impatti in termini di CO2 che riescono a dare, che hanno questi campi. E riusciamo a vedere che per produrre per chilo di prodotto 0,22 kg equivalenti di CO2 per chilo di grano prodotto. Ecco, è questo grafico qua. Io qui avevo selezionato un'azienda e mi dice che questa azienda è posizionata in questo punto, però posso andare a vedere, qui abbiamo la dimensione aziendale e qui abbiamo i chilogrammi di CO2 equivalente per ettaro emesso dall'azienda agricola. Vediamo che la distribuzione delle aziende agricole è in un range molto elevato. Quindi secondo me, anche in base alle esperienze di tutti quelli che hanno degli strumenti simili, bisognerebbe collaborare, applicare quelle pratiche agronomiche che possono stringere questo gap estremamente variabile, per cui abbiamo un'azienda che ha un impatto di 230 kg di CO2 equivalente per ettaro, a quest'ultima che ne ha 1666, quindi andare anche a capire perché ci sono questi valori. E chiaramente più dati avremo, più facile sarà determinare delle linee guida che ci possono portare ad essere così performanti nell'ambito dell'applicazione delle pratiche agronomiche e in quanto CO2. Una volta di aver aggiunto a uno strumento come questo anche un altro elemento, che è quello di riuscire a conoscere quanto il nostro ettaro di grano sequestra in termini di CO2, a creare un cosiddetto punto bilancio. Un bilancio che potrà essere di filiera o potrà essere per singola azienda agricola. Un bilancio per quanto riguarda la CO2, per vedere se uno è in un ambito di essere a credito di carbonio o a debito. Nel momento in cui è a credito, l'azienda agricola potrebbe entrare in un nuovo mondo, che è quello appunto della cessione dei crediti, perché no, ad esempio un mulino stesso, che sicuramente
avrà necessità di acquisire dei crediti, ma tutte le attività agricole sicuramente hanno un potere sequestrante nei confronti della CO2. Quando sarà precisamente misurabile questo elemento, potremo andare a creare un bilancio per cui potrebbe diventare un nuovo prodotto, tra virgolette, da vendere per l'azienda agricola. Questo è uno di quegli obiettivi che si è prefissa questo studio e questo sviluppo della filiera campi protetti con analisi delle emissioni CO2 nella fase produttiva. Si stanno valutando diversi prodotti, diversi percorsi e progetti relativi specialmente all'utilizzo di bioenergie o comunque di energie green, che possono dare un contributo produttivo, possono dare un'alternativa ai diversi sottoprodotti delle aziende del gruppo. Un approccio di tipo green è una delle prossime iniziative e sfide che sicuramente il gruppo porterà.